di Sandra, eccoci qua. Venuta c'era Sandra nella zona sottosviluppata, insomma, del bianco e nero cabaret. Ciao Ferrucci. Non fare dello spirito. Sandra. Sì. Sì, no, ecco, siediti, bravo, un attimo, proviamo la sigla un attimo, poi, poi facciamo la scenetta con te subito, sì. Sì, sì, allora proviamo la sigla, sì, Moritat, In tedesco? Certo, in tedesco, In tedesco? E perché l'ha fatta in tedesco? Beh, no, si vede che il Sor Pianello se vuole accaparrare la zona del Borzano, Artoadice. Ma scusate, dal momento che non l'ha fatta in italiano, perché non l'ha fatta in inglese, che è più musicale, Soremo lo sa che la signora Sandra c'ha proprio ragione, in inglese era tutta un'altra cosa, perché dico, è vero, dico, l'inglese consente il ritmo, spinge alla danza, poteva anche sfociare, vero, in un irresistibile tip tap che dava tutta una cosa di modernità. In tedesco, chiaro? In tedesco. Senz'altro c'è Pianello. Tedesco. La vo' sempre a stantuffo? Si capisce, a stantuffo, però questa volta aggiungiamo una nota in più, il cilindro, vi ho fatto preparare qui, ognuno ha il cilindro, è semplicissimo, ragazzi, guardate qua. Quando ci si alza in piedi si alza il cilindro, quando ci si siede invece si mette il cilindro in testa. Okay. Tanta. Mi sembra semplice. Sì. Le parole oramai le avete imparate, no? Passate una settimana. Digerite. Allora, seduti, cilindro in testa, avete capito? Seduti in testa. Sì, seduti sempre in testa, per forza. Quando si è seduti, cilindro in testa. Prego, maestro. Cosa ridi? Ma io la trovo molto divertente, la trovo. Ma non deve essere divertente, questo è baile, break, e poi non voglio approssimazioni, dovete farla come dico io, se no vi faccio provare fino a domani. Dovete essere perfetti come i cilindri di un motore. Sì, però scusi, Sor Raimondo, se lei ci vuole come dei cilindri di un motore, come un motore, mi perdoni, è vero, la battuta istantanea, ci deve dare un periodo di rodaggio. Metti giù, non ridere. Attenta, l'accostamento. Si rifà. Raimondo, ma non puoi stancarmi, non puoi pretendere. Vittorio Gassman, per l'Edipo Re, ha portato i suoi attori a provare un mese in un albergo di Ronciglione. A voi vi porto 2 mesi in un lager del Sud Tirolo, chiaro? Fertig, pronti? Cilindro in testa. Sì. Prego. Siete d'accordo, passo un mese, ci vediamo la prossima settimana. No, un momento, Sandrina, adesso facciamo subito la tua scenetta. Sì. Questa cosa qui la lasciamo riposare un po', sì, eh. Meglio farla decupitare, se capisci. Sandra! Chi è? Che è? I miei fans, mi vogliono. Ci vediamo tra 5 minuti. Ah, sono i suoi, e i nostri. Ma stai zitta, noi non abbiamo bisogno di farci. Anzi, approfittiamo di questo momento per preparare la scena, per cambiarci. Ah, ci mettiamo per costruire quello gagliardo. Non farci, non è da ridere. Tiriamoci pari in modo che poi quando apriamo c'è la sorpresa. Rimane. Che bella pensata, sono io. No, che lì dentro, invece. No, venivo. Pronto.